Mentre Francia e Germania moltiplicano gli sforzi diplomatici per portare Russia ed Ucraina su un piano di intesa comune, i combattimenti sul terreno si intensificano attorno al nodo strategico di Debaltseve. La città dell'est ucraino è al confine tra le regioni di Donetsk e Lugansk e resta il cuore del conflitto nelle ultime giornate. Non abbiamo avuto nessuno scontro diretto oggi con i ribelli, dice un comandante ucraino, ma le nostre posizioni sono state bombardate con colpi di mortaio e missili Grad. Fortunatamente non ci sono state vittime, la situazione resta difficile, ma vinceremo. L'esercito ucraino ha comunque parlato di 12 militari uccisi nella giornata di sabato e bilanci forniti rispettivamente da Kiev e dai ribelli contano almeno 12 vittime tra i civili, civili che fuggono quotidianamente dalle zone di guerra, lasciando il territorio ucraino per entrare in Russia. Stanno bombardando, sono bombardamenti e la gente se ne va, dice un abitante della regione di Donetsk. C'è stata un'esplosione vicino, abbiamo avuto paura. Cosa vuole che facciamo? Non vogliamo mica morire. Una coda di auto lunga centinaia di metri si ammassa al passaggio di frontiera di Uspieska, 90 km da Donetsk, al confine con la Russia.